comunque con qualche notizia la devo portare da moderatore. Nel 1946 padre Sorge entra nella Compagnia di Gesù, è ordinato sacerdote nel 58, si è formato a Milano in Spagna e successivamente a Roma. Nel 1966 entra nella redazione di Città Cattolica, il quindicinale della Compagnia di Gesù, e ne diviene direttore nel 1973, succedendo a padre Roberto Tucci. Collaborò alla stesura di Octogesima de Venensis, documento pontificio firmato da Paolo VI, sull'azione delle comunità cristiane in campo politico, sociale ed economico. Negli anni Ottanta si attivò con conferenze tenute in varie città d'Italia per promuovere nei cattolici una nuova identità culturale e un nuovo ruolo politico, con l'obiettivo di una rifondazione della Democrazia Cristiana. Si è sempre battuto contro l'integrismo di alcuni movimenti cattolici e al convegno Evangelizzazione e Promozione Umana svoltosi nel 76 aveva definito il tarlo del Vangelo. Lasciata poi la direzione di Civiltà Cattolica nel 1985, dal 1986 al 1996 ha diretto l'Istituto di Formazione Politica Pedro Arrupe di Palermo. All'interno di questo istituto, insieme a padre Ennio Pintacuda, sostenne la cosiddetta Primavera di Palermo, di Leo Luca Orlando e del suo movimento La Rete. Ma poi, ritenendo l'autonomia della fede dalla politica dei ruoli distinti, fece una scelta molto decisa difendendo quell'autonomia. Dal 1997 vive a Milano presso il Centro San Fedele, di cui è stato responsabile dal giugno 98 al settembre 2004. È stato anche direttore delle riviste Popoli fino al 2005 e Aggiornamenti Sociali fino a tutto il 2009. Attualmente è direttore emerito della rivista Aggiornamenti Sociali e tiene numerose conferenze in Italia e all'estero. Vorrei anche raccomandarvi, fuori c'è l'ultimo libro di padre Bartolomeo Sorge, che di una attualità interessantissima che fa capire veramente in che mondo viviamo e quali passi si devono compiere per il futuro e per la rifondazione della società. Io, padre Sorge, vorrei fare una serie di domande, poi le risponde come. Ecco, gliel'ho detto anche stamattina, se le ideologie sono solo un momento fondante per il cambiamento che si è avuto nella società, voglio dire, le ideologie hanno un punto di riferimento, non ci sono più, c'è grande confusione, c'è una tensione morale molto poco dignitosa, potrei dire. Che cosa si può fare per riconquistare la prospettiva della speranza? Che cosa deve fare anche con la misericordia la Chiesa nel mondo? Perché il problema è nel mondo. Ecco, ringrazio della cordiale accoglienza, è stata per me una gioia, mi avete fatto sentire in famiglia. Ad Avellino devo essere venuto qualche secolo, ma adesso non vi saprei ricordare esattamente la circostanza. Sono tornato volentieri, ho trovato tanti amici e poi anche il fatto di rivedere gli amici, cominciando dal nostro bravo presidente, 30 anni fa, qui i decenni si contano, poi il senatore Mancini, ma tanti amici con cui abbiamo vissuto un periodo indimenticabile della storia. La ringrazio della presentazione, ma più che guardare al passato, guardiamo al futuro. Quindi io sono venuto non per ricordare le cose belle,
ecco, ma per guardare in faccia al domani, perché a questo ci chiama Papa Francesco. Il tema quindi di questa sera è di un'importanza vitale, al di là delle secche parole che lo esprimono. Nella bolla con cui diceva l'anno della misericordia, il Papa parte da questa premessa, sono le sue parole: la Chiesa ha la missione di annunziare la misericordia di Dio, cuore pulsante del Vangelo. Quindi il tema di questa sera non è laterale, è centrale. Stasera dobbiamo parlare del cuore del Vangelo e della sua ricaduta sulla vita sociale e sulla vita politica. Quindi è proprio il cuore del problema della crisi di oggi. Poi il Papa continua: io credo che questo sia il tempo della misericordia. La nostra epoca è un kairos. Kairos è una parola greca che vuol dire un'occasione da non perdere. Quindi il nostro tempo, dice Papa Francesco, è un'occasione da non perdere. Sentitelo voi tutti qui presenti ad Avellino, anche dopo le cose dette dalle vite degli altri. Qui la politica si fa ad Avellino come in nessun'altra parte del mondo. Coraggio, vediamo un po'. Un tempo opportuno. La nostra è una umanità ferita, una umanità che porta ferite profonde, non sa come curarle o crede che non sia proprio possibile curarle. È il Papa che parla, eh? Non ci sono solo le malattie sociali, le persone ferite dalla povertà, dall'esclusione sociale, dalle tante schiavitù del terzo millennio. Questa umanità ha bisogno di misericordia. Quindi il messaggio di questa sera non è un'esercitazione intellettuale o morale, è la risposta alle piaghe del mondo di oggi. Cercate quindi di capire, cerchiamo di capire insieme l'importanza del messaggio. Allora il Papa conclude: da una parte la Chiesa è chiamata ad annunciare e a testimoniare la misericordia a un mondo che ha bisogno di misericordia. Dall'altra, e qui è la difficoltà del discorso, anche tra voi che mi ascoltate, la cultura oggi dominante preferisce parlare di giustizia e di diritti umani, di giusta distribuzione dei beni, di legalità a livello locale e nei rapporti tra i popoli, e considera il discorso della misericordia come diverso da quello della giustizia. Io credo che anche in molte menti vostre, e anche nella mia ancora non sono del tutto fuori, si pensa che il discorso della misericordia sia diverso dal discorso sulla giustizia, o comunque meno importante. Sì, è bello, è importante, ma viene dopo. Senza giustizia, è l'opinione corrente, non c'è pace, non c'è vero sviluppo, non c'è futuro per il mondo globalizzato. E a questo mirano le grandi carte dell'ONU relative ai diritti dell'uomo e alla giustizia nei rapporti internazionali. Quindi è vero, la giustizia è il pavimento dello Stato di diritto. Se manca la giustizia non sta in piedi la società umana, ma c'è il forte che esercita il suo sopruso sul debole. Quindi senza giustizia non c'è vita sociale. Ma non si può separare, questa è la sfida di stasera, vediamo se ci riusciamo, che il Papa ci invia per risolvere le piaghe del mondo. Ma si tende così a separare il discorso della misericordia da quello sulla giustizia, fino a ritenerli opposti l'uno all'altro.
La giustizia esige che si dia a ciascuno quello che gli è dovuto. La misericordia, invece, chiede di dare all'altro anche quello che non gli è dovuto. La gratuità. La logica del diritto è diversa dalla logica del dono e della gratuità. La giustizia chiede che sia riparato il danno fatto, l'ingiustizia subita. La misericordia chiede il perdono per il danno ricevuto e per l'ingiustizia subita. La giustizia è fredda, punisce il male dopo che il male è stato commesso. Hai fatto questo delitto, vai in galera per espiare. Invece la misericordia, cioè l'amore, perdona il male commesso e spinge a prevenirlo e a evitarlo. Sono due facce della stessa medaglia. L'una non può fare a meno dell'altra. Una giustizia senza misericordia non è giustizia completa. Una misericordia senza giustizia non è una vera misericordia. Questo ve lo devo dimostrare, e quindi preparatevi allora. Faremo tre passi. Primo passo, seguendo in questo l'insegnamento di Papa Francesco. Vedremo che cos'è questa misericordia alla luce del Vangelo. Dice che è il cuore pulsante del Vangelo. Vediamo brevemente il primo punto, che cos'è questa misericordia. Se no parliamo per un'ora di misericordia, poi ma che roba è? È meglio dirlo subito. Secondo passo, vedremo come la misericordia si incontra con la giustizia nella vita sociale, nella vita della società. Terzo, nell'impegno politico. Quindi non si salva nessuno. E avete fatto male a venire qui questa sera così numerosi, perché quando uscirete da quella porta uscirete diversi da come siete entrati, perché vi metto una pulce, povera pulce, nell'orecchio, un interrogativo nel cuore che dovrà poi continuare a non farvi dormire, nell'ipotesi che dormiate mentre cominciamo il discorso. Cominciamo allora. Cominciamo dal primo punto. Dio non si può vedere. Dio non ha mai visto nessuno. Lo dice anche Giovanni nel Vangelo, poi la storia. Se noi potessimo vedere Dio, Dio non sarebbe più Dio. Perché Dio è l'infinito. Il nostro occhio è finito. Il finito non può abbracciare l'infinito. Però il nostro Dio invisibile è un Dio che ha parlato e che continua a parlare attraverso i profeti, attraverso interventi anche diretti, poi soprattutto attraverso la parola eterna che è il suo figlio divino Gesù, che ha preso il volto e la realtà nostra. È un uomo come noi, tale e quale, eccetto il peccato perché proprio non lo poteva fare, ecco. Quindi nella scrittura, nella rivelazione di Dio c'è una progressione. È vero che il primo Dio è un Dio che faceva paura. Mamma mia, se tu non filavi diritto capitava che scendeva il fuoco dal cielo, Sodoma e Gomorra. Se il popolo di Israele non osservava la legge, arrivavano i serpenti, arrivavano la morte, arrivavano le guerre che decimavano il popolo eletto. Perché questa severità che ha fatto nascere il volto di un Dio che fa paura? Mamma mia, è questo che lo chiami Dio? Ammazza, questa è l'espressione romana, ammazza. Quando mai? Il popolo di Israele era pagano come tutti gli altri, adorava gli idoli, e Dio voleva fare del popolo eletto
il primo scalino della sua rivelazione storica. Quindi tutte le volte che cadeva nell'idolatria interveniva duramente. Non si poteva assentare il povero Mosè un istante, 40 giorni e 40 notti, per andare in montagna a farsi dare le leggi che ti fanno fare il bue, cioè il vitello d'oro, e tutto il popolo che era stato liberato dall'Egitto ad adorare il vitello d'oro. Ma dove siamo? E allora il Signore dice: ma non si può permettere questo, ho fatto tanti miracoli per 40 anni, li ho portati attraverso il deserto, gli ho dato da bere dalla roccia quando mancava l'acqua, ho fatto cadere la manna dal cielo quando avevano fame, volevano la carne e ho mandato le guaglie. Ma che cosa devo fare? Se inchino davanti a un toro, a un vitello d'oro, tu sei il Dio che ci ha liberato dall'Egitto. Allora giù punizioni. Si è rivelato Dio amore un po' alla volta, attraverso il Deuteronomio, dove la prima volta appare Dio vi ama. Cioè Dio si comporta come padre perché è interessato del popolo, lo aiuta, lo perdona, ma non è il Dio amore. I primi sono i profeti. Pensate che Osea, per esempio, per far capire come Dio ci ama ed è puro amore, paragona l'amore di Dio all'amore coniugale, che è la forma più alta conosciuta in natura, quando va bene, però dico io, questo non c'è scritto nella scrittura, è un compito storico. Allora, finché la pienezza della rivelazione di Dio amore avviene con la venuta di Gesù, e lo abbiamo nella parabola cosiddetta del figlio prodigo, che è il cuore del Vangelo, questo padre che ama tutti. Questo è il nostro Dio, via quel Dio arrabbiato, come ce l'hanno molte volte insegnato i catechisti, anche i nostri bravi preti. Se fai, Dio era immaginato come un giudice duro, 10 comandamenti, appena ne manchi uno o ti converti o vai all'inferno. Ma non è così, ma chi ve l'ha detto? Intanto la parola comandamenti non è la parola originaria. Decalogo vuol dire 10 parole, e sono 10 parole d'amore. Quando la mamma dice al bambino: stai attento adesso che vai in gita in montagna, non mettere il piede in una fossa, nel buco, perché rischi di cadere in un crepaccio. E questo me lo chiamate comandamento. È una parola d'amore. E quando il Signore ti dice non rubare, non uccidere, dice: perché non trovi la felicità? Non è nell'appropriarti il bene dell'altro che ti sviluppi. È una parola d'amore, ma non è una parola attento a te, guai a te. Non dimenticherò mai una brava signora, viene da me: padre, chissà che cosa mi capiterà. Perché? Cosa è successo? Domenica non sono andata a messa, forse mi romperò la gamba, chissà. Ma perché? Ho mancato un comandamento. Ma che idea ha di un Dio che fa paura? È un padre amoroso. La vera novità del Vangelo non è questo che noi chiediamo, di far ragionare Dio come ragioniamo noi. Se ti comporti bene sarai premiato e andrai in paradiso, se ti comporti male sarai punito e andrai all'inferno. Questa non è la buona notizia che Gesù ci ha portato, lo sapevamo già. Non occorreva che un Dio si facesse uomo e morisse come è morto per insegnarci questo. La vera notizia, la buona notizia, Evangelio, vuol dire proprio questa: Dio è padre tuo e ti ama così tanto che ti ama anche quando tu lo bestemmi, anche quando tu lo combatti, anche quando tu sei ateo e non vuoi credere in nulla in lui, anche quando tu ti dichiari il nemico. Che bello! Allora questa è la vera notizia, che anche se io mi allontano, non credo in niente, rifiuto Dio, lo bestemmio, lui non cambia in nulla l'amore, che è quello che ha fatto col figlio il prodigo, il quale ha rovinato tutte le sostanze. Quando ha detto torno al padre, non gli ha detto dammi indietro i soldi, come li hai spesi quei soldi? Non gli ha neanche chiesto. Lui si era preparato a memoria un discorsetto per dire: avevo fame e non mi davano neanche le ghiande dei porci che dovevo pascere, è meglio mangiare il pane dei servi. Chiamami servo, non più figlio. Niente storie, tu sei figlio mio. Si abbraccia a lui, e il termine greco
non finiva di baciarlo. È un termine di una delicatezza e si commuove con viscere paterne e materne, perché Dio c'ha anche l'amore della mamma. Quando l'ha detto Papa Luciani, tutti i giornalisti, il Papa ha detto che Dio è madre. Sì, è vero, perché l'amore della mamma e l'amore del papà si fondono nell'amore di Dio. Ma non abbiate paura, il Papa continua a ripetere fin dal primo giorno del pontificato: è misericordia. La logica di Dio non è la logica nostra. Per cui quando torna indietro il povero figlio prodigo, l'altro, il maggiore, si arrabbia, non vuole entrare in casa, è un'ingiustizia. Guarda quel mascalzone, ha rovinato tutto e tu uccidi il vitello grasso e fai festa. Io che dalla mattina alla sera ho sempre lavorato, sono sempre andato in chiesa la domenica, non c'è questa maledetta, io sono un bravo cristiano, non la posso accettare. Ecco, vedete dov'è l'errore dei cristiani puri? Io sono un cristiano, faccio l'elemosina al poveretto, osservo i doveri, il Signore ama me, ma quello lì, Apio, mascalzone, che non pensa come pensano i cristiani, chissà che fine fa. Questo non è il Vangelo. Il cuore del Vangelo è che davanti a Dio siamo tutti figli suoi e ci abbraccia, e basta che noi lo guardiamo con uno sguardo d'amore e lui ci abbraccia e si dimentica dei nostri peccati. Quindi il Papa parte da questa rivelazione che poi supera la logica del patto. Ai tempi antichi non valeva la legge dell'amore, anche nel matrimonio prevaleva la legge del diritto, la legge del patto. Per questo che il patto, l'antico patto, l'Antico Testamento sul Monte Sinai aveva valore assoluto, tutti dovevano osservare quei 690 precetti, lavarsi le mani fino al gomito, osservare i piatti, perché per essere perfetti. E Gesù quando arriva dice: no, non è questo, non è la legge, non è il patto, è l'amore. E ha liberato l'amore. La misericordia di Dio però, vedete, non è un'idea astratta, è una realtà concreta. E Gesù spreca le immagini. È quel Dio misericordioso che dà cose buone ai figli che gliele chiedono, che ama l'uomo molto più degli uccelli del cielo, ai quali non fa mai mancare nulla. Gli uccelli del cielo non mietono, non hanno granai, ma mangiano sempre, la mattina e sera il Padre li nutre, quanto più voi uomini di poca fede. Guardate come veste i cigni del campo, neanche Salomone con tutta la sua ricchezza aveva dei vestiti così belli. Guardate cos'è un ciglio, guardate cos'è una stella alpina, quel tessuto che non esiste in natura, cioè nel mercato, con le sfumature tra tutti i toni dei colori, che meraviglie! E questo è un fiore che al mattino c'è e alla sera si butta a bruciare. Quanto più il Padre ha cura di voi, persone umane, fa sorgere il sole sui buoni e sui cattivi, fa cadere la pioggia sui giusti e sugli ingiusti. La sua provvidenza non arriva mai in anticipo, ma non arriva mai in ritardo, arriva al momento giusto. Questo è il Vangelo. Papa Francesco riassume così quindi questo primo punto. Dice così: nella Bibbia molte volte si fa riferimento alla giustizia divina e a Dio come giudice. La si intende di solito come l'osservanza integrale della legge e il comportamento di ogni buon israelita conforme ai comandamenti dati da Dio. Questa visione ha portato non poche volte a cadere nel legalismo, mistificando il senso originario e oscurando il valore profondo che la giustizia possiede. Per superare la prospettiva legalista bisogna ricordare che nella Sacra Scrittura la giustizia è concepita essenzialmente come un abbandono fiducioso alla volontà di Dio.
la giustizia di Dio è il suo perdono. Quindi la misericordia non è contraria alla giustizia, ma esprime il comportamento di Dio verso chi sbaglia, offrendogli una ulteriore possibilità di ravvedersi. Quello che il Papa dice: se una persona cade per terra, non lasciatela per terra, dategli una mano perché possa rialzarsi in piedi. Questa è la misericordia. Chi sbaglia dovrà scontare la pena, solo che la pena non è il fine, ma è l'inizio del cambiamento. Si sperimenta la tenerezza del perdono. Dio non rifiuta la giustizia, la ingloba e la supera con un evento superiore, dove si sperimenta che l'amore è il vero fondamento della giustizia vera. Veniamo allora alla vita sociale. Quindi questo è quello che il Papa ricorda della rivelazione cristiana: giustizia e amore vanno insieme. Secondo punto, adesso vediamo come questo concetto si traduce in vita sociale, e poi il terzo punto, nella politica. Si può dire che il Concilio Vaticano II e la grave crisi mondiale siano, abbiano aperto una stagione nuova per il mondo che si globalizza. Questo mi hanno chiesto i giornalisti stamattina, ne abbiamo parlato in altri incontri. Fratelli miei, la crisi che stiamo vivendo non è una crisi normale, non è una crisi congiunturale come le mille crisi dei libri di storia, è una crisi strutturale. Sta finendo una civiltà, parlo dell'Occidente, ma ormai è il mondo intero, in cui la rivoluzione industriale, la rivoluzione francese, sul piano etico dei valori sociali e sul piano anche del mondo del lavoro, hanno cambiato l'umanità, che viveva prima in un mondo agricolo, in un mondo commerciale. Oggi bisogna rifare la civiltà, bisogna rifare un umanesimo nuovo in un mondo che è globalizzato. Tutti i problemi nuovi che nascono, ve la ricorderete questa frase? Non sono mai problemi solo nazionali. Oggi ogni problema nuovo che nasce è un problema planetario. Se piglia fuoco Gerusalemme, piglia fuoco il mondo. Se i terroristi pigliano la Siria e sbarcano in Libia, piglia fuoco il mondo. Non sono problemi nazionali della Libia o della Siria, sono problemi dell'umanità. Lo stesso vale sul piano della sanità, su tutti i piani giuridici, economici, come è stato anche ricordato. Non è una sola crisi economica italiana, è mondiale. Bisogna ripensare il modo di intendere lo sviluppo, uno sviluppo integrale e sostenibile per tutta l'umanità. Bisogna rivedere la distribuzione dei beni, che non può essere lasciata alle sole leggi del mercato, perché le leggi del mercato, come abbiamo imparato dalla storia, sono in grado di produrre ricchezza, ma non hanno in sé la capacità di ridistribuire la ricchezza in modo uguale fra tutti, per cui chi è ricco diventa più ricco e i poveri diventano più poveri. Al sud dell'Equatore abbiamo 6 miliardi di abitanti. Il miliardo che sta al nord, siamo noi, consuma l'87% delle risorse mondiali, buttando via il superfluo, mentre al sud i 6 miliardi sopravvivono, si fa per dire, con il 17%. Non ci sarà mai la pace finché ci saranno questi squilibri. Non potete fermare i gommoni con i profughi che muoiono annegati sparando con la marina militare. No, il problema è strutturale, perché oltretutto c'è il problema demografico. Dove stanno i giovani? Il lavoro, la creatività, la forza non è in noi anziani. Non buttiamoci troppo giù, perché noi sono un altro, abbiamo, dicono tutti, la sapienza, vabbè. Però le forze, i muscoli, la creatività stanno nei giovani. Quando noi abbiamo i 2/3
dell'umanità sotto l'equatore, che ha 14 anni, e noi siamo tutti novantenni, non proprio tutti, e centenari, da noi la vita si allunga, ma abbiamo bisogno delle braccia, delle intelligenze giovani. Non ne possiamo fermare queste forze a furia di spacchi e di sbarramenti di filo spinato, è impossibile. Dobbiamo aprirci a un mondo nuovo, a un umanesimo nuovo, fondato tra giustizia, sintesi, tra giustizia e solidarietà, che è il sinonimo poi della misericordia, questa civiltà dell'amore. Bisogna quindi rivedere il concetto di giustizia. La giustizia non è occhio per occhio, dente per dente. Tu hai ucciso e io per fare giustizia uccido te. Non si fa giustizia aggiungendo un morto all'altro morto. La vera giustizia è fare in modo che chi ha sbagliato, dopo aver espiato la sua colpa, diventi una persona nuova, venga reintegrato nella società e diventi artefice e costruttore della casa comune. Questa è la vittoria della giustizia. Non uccidere chi ha ucciso, ma rifare un uomo nuovo. E allora bisogna passare dalla giustizia retributiva, io do a te e tu paghi per me, alla giustizia ricostitutiva. Ed è un lungo dibattito che si sta svolgendo anche a livello teorico per gli esperti della giustizia umana, in cui si supera l'errore fatto e l'offesa ricevuta, in modo che con la giustizia ricostitutiva ne guadagnano sia l'offensore, il reo, sia l'offeso. Dobbiamo perdonare ai terroristi, dobbiamo perdonare ai mafiosi, dobbiamo perdonare alle Brigate Rosse, è l'interrogativo che ci poniamo. Li dobbiamo distruggere? Allora ecco la distinzione evangelica. Lotta senza quartiere alla mafia, alla logica, alla mentalità criminale, quello che noi diremmo al peccato. Contro il peccato non c'è misericordia, c'è lotta per cui la virtù prevalga. Amore e misericordia per i rei che sono caduti, per i peccatori. Se uno nasce in una zona di una città degradata, volete voi dire che quel giovane è un assassino nato? Mi ricordo l'episodio che mi raccontarono a Palermo. C'era un signore che posteggiò la sua automobile in una zona poco sicura e, fatti 100 metri, si voltò indietro e vide che un ragazzo stava lavorando la macchina. Torna indietro di corsa. Cosa stai facendo? Guarda che chiamo la polizia. Ma perché è sua questa macchina? Sì. Ah, scusi tanto, non lo sapevo. Come dire, se c'è il padrone che vede che gli rubo la macchina, ha ragione lui. Dopo se ne va, stai attento, chiama la polizia. Si volta indietro dopo 100 metri e stava lavorando una motocicletta. Torna indietro di corsa, cosa stai facendo? Ma non mi dirà che anche la motocicletta è sua. Come dire, mentre io lavoravo sul suo, lei ha ragione, ma se uso la motocicletta che è di un altro, mi lasci lavorare in pace. Andate a parlare di legalità a un giovane la cui cultura è questa, per cui io posso rubare, distruggere quello che il padrone non vede, ma è di un altro. Allora questi giovani, se un giorno diventano delinquenti, sono destinati ad essere eliminati per sempre dalla vita civile? Hanno una responsabilità morale questi ragazzi? Le famiglie dov'erano? La scuola dov'era? La chiesa dov'era? Le agenzie educative dov'erano? Allora non distruggiamo vite umane perché non hanno avuto la fortuna di avere una famiglia per bene, di avere un'educazione, di fare gli studi superiori. Cerchiamo di mettere insieme giustizia, hai sbagliato, paga, hai fatto un danno, restituisci, ma rifatti la vita. La pena non è il fine, è l'inizio di una vita nuova. E noi lo abbiamo nella Costituzione. La nostra giustizia non è vendicativa, è ricostitutiva.
e allora anche chi è rimasto offeso, i familiari di chi ha subito un torto terribile, che molte volte i giornalisti interrogano senza pietà, lei perdona a chi ti ha ucciso il figlio? No, non è... sono domande sbagliate in quel momento, perché non è un'utopia questa. Pensate che cosa è avvenuto in Sudafrica con l'apartheid, con gli odi razziali, quando Desmond Tutu, vescovo, o Nelson Mandela, hanno realizzato quelle riunioni di rapacificazione, le commissioni del perdono mutuo, e hanno superato l'odio feroce. Il cardinal Martini, che io conosco, ho conosciuto da vicino, ha fatto la stessa cosa in Italia. Le Brigate Rosse sono andate a portare le armi al cardinale, non alla polizia, e sia il cardinale sia il padre Adolfo Bachelet, che era fratello di Vittorio Bachelet ucciso dalle Brigate Rosse, hanno potenziato l'incontro tra i brigatisti rossi in carcere, condannati magari all'ergastolo, e le famiglie degli uccisi, per creare quel clima di risurrezione, di novità, per cui la giustizia non distrugge chi si è comportato male, ma lo fa rialzare con beneficio personale, con beneficio dei parenti che perdonano e sono nobilitati dal loro amore, e con vantaggio della società. Capite come la ricaduta del rapporto tra giustizia e misericordia è fatto per cambiare la società. E come questi esempi dimostrano, sono esempi storici, bisogna fare di tutto per passare da una giustizia di tipo rivendicativo a una giustizia di tipo ricostitutivo, perché la società di domani è una fraternità. Vengo all'ultimo punto, per quanto riguarda anche l'impegno politico. Qui la dottrina sociale della Chiesa ha sempre sostenuto, in modo non formale, ma in modo sostanziale, la necessità di questa che è stata chiamata la civiltà dell'amore. Il mondo di domani, il mondo globalizzato, è una famiglia sola. Guardate le nostre città. Prima le religioni stavano in zone geografiche diverse. Gli Hindu stavano in India, come i Sikh, i musulmani stavano in Asia e in altre zone dell'Africa. I protestanti stavano nel nord Europa, i cattolici stavano nel sud Europa, e i buddisti stavano in Giappone. Oggi questo è finito. Se voi venite nelle metropoli come Milano, le grandi città, trovate di tutto per la strada. Trovate il buddista, l'indo, il sikh, c'è ancora, come dico sempre, anche qualche cattolico, non so se abbiamo, però dico, a un certo punto voi vi accorgete che il mondo è diventato una famiglia sola, e ormai dopo la caduta dei muri non verranno più quei 20 muri che hanno fatto in Europa e sono una bestemmia contro l'Europa e contro l'umanità. Ma cosa vuoi fermare con un rotolo di filo spinato? Puoi fermare moltitudini di affamati che fuggono dalla morte, dalle bombe, dalla ingiustizia, dai tagli a gola? Ma con che criterio? Allora, sono fenomeni strutturali, non congiunturali soltanto. Ormai sono milioni e milioni le persone umane che si muovono da una zona all'altra. Bisogna affrontarlo il problema, trovando quella solidarietà e quegli strumenti nuovi, ma non chiudendo, ricostituendo i muri che le ideologie avevano costruito e che sono crollati proprio sotto la spinta della storia. Così i nuovi pontefici, Paolo VI fu il primo a dire: bisogna impegnarsi per questa nuova forma di giustizia integrata dalla sublimità della misericordia. Ecco le sue parole: se al di là delle norme giuridiche manca un senso più profondo del rispetto e del servizio dell'altro, anche l'uguaglianza di fronte alla legge potrà servire di alibi a evidenti discriminazioni, a sfruttamento e a disprezzi effettivi. È confermato, dice il Papa, dalle contraddizioni spesso drammatiche del mondo moderno,
I rapporti di forza non hanno mai garantito la giustizia in modo durevole e vero. L'uso della forza provoca l'intervento di forze contrarie, donde un clima di lotte che sfociano in situazioni estreme di violenza e di abuso. Deve essere prioritario l'impegno dei cristiani per una nuova civiltà fondata sull'incontro tra amore e giustizia nei rapporti sociali. E sentite Papa Giovanni Paolo. Una domanda interpella la nostra responsabilità. Lo dice a tutti noi qui dentro. Quale civiltà si imporrà nel futuro del pianeta? Dipende da noi. Se sarà la civiltà dell'amore, come amava chiamarla Paolo VI, oppure la civiltà che più giustamente si dovrebbe chiamare inciviltà dell'individualismo, dell'utilitarismo, degli interessi contrapposti, dei nazionalismi esasperati, degli egoismi eretti al sistema. La Chiesa, concludeva, sente il bisogno di invitare quanti hanno veramente a cuore le sorti dell'uomo e della civiltà, mettere insieme le proprie risorse e il proprio impegno per costruire questa sintesi tra giustizia e amore. E qui si apre il campo, ecco, che indica Papa Francesco e l'ha indicato soprattutto nel discorso di Firenze alla Chiesa italiana. Mettiamoci insieme, perché oggi la crisi si è ulteriormente aggravata. Sembra entrato in crisi lo stesso sistema democratico. Il fossato tra società civile e istituzioni democratiche si è allargato smisuratamente. Dilaga l'antipolitica e la classe politica, largamente corrotta, ormai è indicata con il nome sprezzante di casta. I cittadini non si fidano più dei partiti, delle istituzioni democratiche. Dubitano che lo Stato sia in grado di tutelare la sicurezza dei cittadini, di garantire il benessere a tutte le fasce sociali, di liberare i territori del paese dominati dalle mafie. Non ci credono più, perché siamo noi stessi collusi, terribile, di assicurare la rapidità della giustizia e la certezza della pena, di offrire servizi sociali che funzionino, di elaborare norme fiscali. Ecco, la cosiddetta Repubblica dei partiti è finita, non solo perché è decapitata da Tangentopoli, ma anche perché a causa del profondo cambiamento culturale seguito alla crisi delle ideologie, la vecchia forma partito ideologica non consente più una vera partecipazione dei cittadini all'elaborazione e al controllo della politica nazionale come vuole la nostra Costituzione. È emblematica quindi è anche la crisi in cui è sprofondata l'Europa. Che fare per passare dalla democrazia deliberativa alla democrazia, cioè da rappresentativa alla democrazia deliberativa o partecipativa, come aveva proposto Moro nella famosa terza fase? Occorre impedire che la politica resti in mano a rappresentanti eletti dal popolo, succubi dei poteri forti o a gruppi di interesse, senza più riferimento al popolo e agli elettori, al bene comune. È indispensabile che la comunità civile si riappropri di quella funzione politica che troppo spesso ha delegato esclusivamente ai professionisti di questo impegno della società. Non si tratta di superare l'istituzione partito, che rimane essenziale nella organizzazione dello Stato democratico, ma di riconoscere che si fa politica non solo nei partiti, ma anche al di fuori, contribuendo allo sviluppo globale della democrazia con l'assunzione di responsabilità, di controllo e di stimolo, di proposta e di attuazione di una reale
partecipazione, non solo conclamata, stando attenti di non rimanere fermi a una mera assunzione pragmatica e funzionale. Ridiamo un'anima alla politica. La politica non si può fare senza un ideale, senza l'entusiasmo. Se un politico non sente l'entusiasmo della tensione morale e ideale, cambi mestiere, è ancora in tempo per salvarsi. Che il Papa trae dalla dottrina della misericordia che deve integrare la giustizia. Abbiamo bisogno di uomini e donne che siano la sintesi tra spiritualità della politica, eticità della politica e professionalità. Non basta, spero di non scandalizzarvi per non farvi perdere quel poco di fede che ancora vi è rimasta, non è possibile, non basta essere santi per essere bravi politici, e non basta essere professionisti della politica senza essere santi. Quelli che hanno fatto l'Italia sono stati gli uomini della sintesi, che avevano una forte idealità, una forte eticità, anche se non erano della Democrazia Cristiana. Abbiamo detto lo stato a questa persona e ricordiamo con quelli che hanno fatto l'Italia, che l'hanno rialzata dalle macerie morali e materiali del post-fascismo. Uomini come Einaudi, uomini come Dossetti, uomini come Lazzati, ma a uomini anche, diciamo dire, come Pertini, come altri appartenenti a altre ideologie, che erano delle vere figure temprate, forse dalla Resistenza, a quella onestà intellettuale che suppliva in molti alla spiritualità. Io ho conosciuto molti di questi personaggi, quelli usciti dalla Cattolica di Milano, dalla Nazione Cattolica, erano uomini di Dio, ve lo assicuro io. Zaccagnini, tanto per fare un nome, quelli che sono in cielo, quelli che sono in terra devono ancora combattere, allora, ma che era un uomo di preghiera quotidiana. Questi leggevano la parola di Dio mezz'ora al giorno. I vari Dossetti, che poi hanno seguito strade diverse, ma tutta quella specie, quella schiera che si è preparata durante gli anni del fascismo, si è preparata spiritualmente e si è preparata anche professionalmente. Guardate la Costituzione Repubblicana, perché è fatta così bene? Ha un'impronta cristiana, non confessionale, è laica e deve rimanere laica. Ma quando intervenivano uomini come Mortati, sono i nomi che hanno fatto poi la storia della Costituzione italiana, si studiano ancora all'università, fanno testo, uomini erano preparatissimi anche dal punto di vista professionale, perché buttando lì le basi della nuova Costituzione, anche gli altri partiti si accodavano, perché non erano in grado di tessere più a lungo di questi che erano gli esperti, che avevano un'anima spirituale, una spiritualità della politica, ma anche una professionalità. Abbiamo bisogno oggi di questi uomini. Moro, che non ha mai superato il 6 o il 7% della corrente all'interno della DC, ha sempre dato tutte le idee al partito. Abbiamo bisogno di persone di qualità, non è la quantità, anche se in democrazia contano il numero dei voti. Perché se uno ha delle idee di valore, trascina tutti gli altri, sono i veri statisti, quelli che vedono più lontano, entrano nel futuro, ma sono credibili. Perché se uno non è credibile, può essere anche un genio della politica, ma i geni si mettono, si fa una statua e si mettono nei musei. Ma per avere dei leader che cambiano il paese, ci vogliono, come Papa Francesco, nella Chiesa, persone credibili, e dallo sguardo lungimirante, dallo sguardo profetico. La sfida è la formazione. Perché accetto volentieri questi incontri quando lo posso? Perché la formazione, siamo tutti impreparati di fronte alla crisi epocale, strutturale che ci ha trovati all'improvviso. Non l'hanno vista venire gli uomini di cultura, gli uomini di chiesa, gli uomini politici, e ci è caduta addosso.
e non avevamo una scuola nuova di preparazione di laici, uomini e donne maturi in grado di supplire la generazione anteriore. Non perdiamo più tempo, non si acquista al mercato la qualità del politico, si insiste nella formazione personale e comunitaria. Allora il Papa conclude dicendo: si tratta di superare anche la visione neoliberista dominante, questo individualismo che porta all'egoismo e incide. Io vorrei dire, sarei curioso di vedere quanti qui, se c'è qualcuno alzi la mano, che non ha mai pensato o detto così. Io mi faccio i fatti miei e gli altri si facciano i fatti loro. Questa è la fine della vita sociale, perché siamo tutti chiamati a darci una mano. Nessuna persona si può realizzare da sola se non è amata e se non ama, se non si impegna con l'altro per aiutarci nei momenti difficili con la solidarietà. Ecco l'invito del Papa, stile sinodale lo ha chiamato nel discorso a Firenze, da immettere anche nella politica. Allora io vi leggo le ultime righe con cui concludo. Io ho il vizio di non guardare l'orologio, no, e pensavo penso che qui fossero più lenti gli orologi all'inizio, però mi perdonate se ho usato, ma vi leggo per concludere questa frase del Papa, che sembra avere ascoltato la nostra conferenza, giudicando noi se è più facile pensare che il Papa abbia ascoltato la conferenza o che la conferenza abbia letto quello che ha detto il Papa, però il Papa è una bella coincidenza. Sentite come questa frase riassume tutte le cose che vi ho detto, per farvi capire che non sono cose così basate sull'aria, ma sono la direttiva di un uomo santo che ci dice: torniamo al Vangelo, che vive quello che dice, che crede più nella testimonianza rivoluzionaria della vita che nella logica delle parole e delle tavole rotonde e delle dottrine astratte, che ha fatto sue le espressioni di San Francesco ai frati. E quando Francesco diceva ai frati: andate in tutto il mondo, testimoniate il Vangelo con la vita, se fosse necessario anche con le parole. È il contrario di quello che facciamo noi, parole, come quello che mi sta parlando, e la vita, ahimè. Dice il Papa: la misericordia è un elemento importante, anzi indispensabile, nei rapporti tra gli uomini, perché vi sia fratellanza. La sola misura della giustizia non basta. Con la misericordia e il perdono, Dio va al di là della giustizia, la ingloba, la supera in un evento superiore nel quale si sperimenta l'amore, che è fondamento di una vera giustizia. La misericordia e il perdono sono importanti anche nei rapporti sociali e nelle relazioni tra gli stati. Non c'è giustizia senza perdono. La capacità di perdono sta alla base di ogni progetto di una società futura più giusta e solidale. Il mancato perdono, rifarsi alla legge dell'occhio per occhio, dente per dente, rischia di alimentare una spirale di conflitti senza fine. Anche nella giustizia terrena, nelle norme giudiziarie, si sta facendo strada una consapevolezza nuova. Pensiamo a quanto è cresciuta la coscienza mondiale nel rifiuto della pena di morte. Pensiamo a quanto si sta cercando di fare per il reinserimento sociale dei carcerati, affinché chi ha sbagliato, dopo aver pagato il suo debito con la giustizia, possa trovare più facilmente un lavoro, non restare ai margini della società. Con la misericordia, la giustizia è più giusta, realizza davvero se stessa. Questo non significa essere di manica larga, buonisti, significa che dobbiamo aiutare a non rimanere a terra coloro che sono caduti. Sono ancora piccoli passi che si possono cogliere nella cultura nuova, soprattutto dei giovani, ma vanno certamente nel senso di una nuova civiltà, di questa civiltà dell'amore di cui ha bisogno il mondo futuro
che tutti noi dobbiamo costruire insieme, perché siamo abitanti di un'unica casa. Se questa casa, come dice il Papa nell'enciclica sulla ecologia, viene giù a pezzi, costruiamola insieme, ricominciando non dal tetto, ma dal pavimento, da un nuovo umanesimo che trova le regole comuni scritte nel cuore di ogni persona umana, che vanno al di là del colore della pelle, al di là della religione, al di là delle regioni geografiche, e sono la costruzione di un mondo nuovo.